Ritratti multiformi perché il punto di partenza è l'uomo, quindi il suo ritratto è ciò che lo caratterizza, lo distingue e diventano come dei mattoni, come dei pixel di una società che costruiscono di volta in volta. I soggetti sono a volte casuali, a volte un po' come un regista che deve scegliere degli attori a cui far raccontare una storia. I materiali poi di conseguenza, cioè in base alla scultura si cerca il materiale più funzionale, che sia l'acciaio, che sia appunto il marmo rosa oppure la terracotta. Beh, voglio raccontare l'uomo fondamentalmente, l'uomo in relazione con gli altri uomini, quindi così osservo un po' delle possibili società, dei possibili scenari. Gli occhi sono proprio il punto di dialogo con gli altri, il punto in cui ci si riconosce e il punto in cui ci si riconosce come uomini appunto, cioè capiamo di essere degli uomini confrontandoci con gli altri, altrimenti vivessimo da soli non ne avremmo coscienza. Le opere scelte per questo tipo di mostra sono state ponderate, pensate insieme appunto al dottor Alfonso Panzetta, ma più che altro volevo cercare un dialogo e un'interferenza con uno spazio già così gremito di opere e quindi sono state scelte in relazione proprio allo spazio fondamentalmente. Si vede che si sta continuando a parlare lo stesso linguaggio, pur cambiandone la forma, magari il contenuto, però anche ad esempio in questa sala si è scelta la verticalità oppure utilizzare il pavimento, quindi le sfere si muovono a terra oppure nella parte sotto dove c'è lo stallo, ho voluto proprio cercare un ambiente più chiuso, quindi la scelta è andata proprio in quella direzione. Nella nostra ricerca sulla cultura contemporanea tocca a Gabriele Garbolino con la sua grande capacità di modellare, un grande modellatore, e con la sua capacità di passare da una materia all'altra, dal marmo bianco di Carrara al marmo rosa del Portogallo, alle fusioni in alluminio, come quella qui monumentale che ho alle mie spalle, alle fusioni in bronzo, in ghisa o in rame, insomma, quindi veramente una capacità tecnica straordinaria. Garbolino è la riprova, Garbolino è torinese, grande lavoratore, lavora moltissimo in fonderia, quindi conoscenza e competenza tecnica dei materiali e delle tecniche della scultura. Garbolino dimostra, dicevo, come la conoscenza della scultura antica sia sempre un tramite per arrivare al contemporaneo. Le sue opere, pur essendo così ben modellate, che possono ricordare per certi versi i lavori dell'Ottocento, anche antichi, in realtà sono così rivisitati in maniera singolare, a volte ingigantiti, ingranditi, che diventano una cosa che non è più naturalezza o naturalismo, diventa veramente indagine contemporanea. Il tema del ritratto poi è un tema molto caro a Garbolino, caro perché il ritratto è la storia dell'uomo, attraverso il volto l'uomo racconta la propria storia, se uno sa leggere in qualche modo a fondo, e a volte ingigantendo questi ritratti, il ritratto stesso diventa una sorta di totem, di simbolo, di archetipo quasi dell'uomo contemporaneo.
Gabriele Garbolino, giovane artista di origine torinese, riesce ad esaltare un'introspezione sicuramente psicologica dell'uomo e della figura umana attraverso appunto i suoi ritratti. Ritratti che diventano spesso dei veri e propri frammenti, talvolta addirittura ingigantiti in scala monumentale. E la cosa particolare che colpisce nelle sue opere è che proprio semplicemente plasmando delle porzioni di volto o comunque parti del corpo umano riesce a esprimere l'intensità dei sentimenti, degli stati d'animo, ma anche l'energia dei gesti delle persone che sceglie come suoi modelli, persone che sono persone reali, come reale è sicuramente il senso di disagio, di solitudine, di inquietudine, sofferenza che avvertiamo nelle sue opere. L'obiettivo è raggiunto, credo, in partenza, perché siamo arrivati a questo terzo appuntamento e già possiamo trarre intanto un primo bilancio molto positivo. Nei primi 4 mesi dell'anno le visite al Castello sono aumentate il 20% rispetto all'anno scorso. L'anno scorso rispetto all'anno prima eravamo già un più 70%, sono numeri che parlano da solo e fanno capire quanto questo progetto in collaborazione con la Regione Toscana dà dei risultati davvero significativi per le visite di tanti turisti e per la visita dei nostri concittadini. Attraverso queste mostre temporanee riusciamo a scoprire degli autori davvero importanti. Questo Gabriele Garbolino è un giovane molto promettente del 1974, eppure già molto affermato, alle sue spalle già 2 personali a Modena e ad Agrigento, quindi è un onore e una soddisfazione averlo al Castello e credo che sia un valore aggiunto questa collaborazione che continua anche con altre realtà importanti che attraverso la scultura ci danno dei punti di vista differenti. E mi riferisco all'associazione MACMA che ha curato le riprese video, ai fotoamatori che hanno fatto le fotografie, alla cooperativa Itinera Certa che ha fatto la parte storica, oltre che naturalmente all'immancabile nostro direttore Alfonso Panzetta. Il tutto nel suo insieme costituisce, credo, un mix davvero vincente per Montevarchi, per la cultura e per il turismo. Quello è il libro che respira.